La stagione dell'Inter, mi dai un aggettivo? Altalenante. Altalenante all'inizio e alla fine, soprattutto alla fine forse. Altalenante tutto il campionato, certe prestazioni ottime, certe partite dove sembrava avessimo il cuore per arrivare un po' più in alto, altre un po' più deludenti, ma ci sta in un campionato dove prevale la Juve da sempre, perché è una squadra forte, competitiva. Noi abbiamo retto per la prima parte del campionato dove ci siamo illusi di poter arrivare su, ma forse sapevamo che le nostre forze erano un po' limitate e per quest'anno andiamo in Europa League. Va bene, cioè secondo me va bene, secondo me è stato un campionato dove speravo qualcosa di più, ma mi va bene così. Quarto posto è la porta dell'Inter. Quarto, terzo posto, sì, siamo, per adesso siamo con la squadra lì. Pensando al prossimo anno, Ljalic e Jovic, cosa faresti tu? Ma io li terrei tutti e due, perché sono due grandi campioni secondo me, hanno bisogno di avere un po' più fiducia. Poi se ci fosse anche stata una formazione più costante, uno avrebbe potuto vedere realmente di che cosa sono capaci questi due giocatori. Anche qui, vedi, rispecchia quello che ho detto prima, altalenante, cioè nel senso che alcune prestazioni le hanno fatte in un modo decoroso, altre un po' meglio e altre brutte, perché non c'è stata la costanza. Questo è il mio parere da bar, diciamo. Poi faccio il comico, non il tecnico. E Pita, per la tua fase critica sull'Inter, tutti si ricordano le tue arringhe contro... La mia arringa sull'Inter è stata dovuta al fatto che quando la Juve presentò una squadra rimaneggiata perché doveva affrontare la finale di Champions, noi abbiamo saputo perdere anche quella. Vedo un po' giocatori tante volte con poche palle, cioè nel senso poco determinati. Vorrei entrassero in campo sempre con la stessa grinta di quando ottengono i bei risultati. Tutti e due, chi è il giocatore simbolo in questo momento dell'Inter? Icardi, Mauro Icardi. I gol li fa lui, è il capitano, dimostra di essere un capitano, malgrado sia giovane, ha le palle per fare il capitano ed è colui che fa gol. Cioè... Ed è giusto ripartire da lui, quindi? Ed è giusto ripartire da lui, sì. Toir, Moratti, Cinesi... Mi interessa un poco, chiunque arriva basta che faccia il bene dell'Inter. E per fortuna c'è il Milan. Ma il Milan siamo cugini, quindi sai, tra cugini si litiga, poi si fa la pace, poi si gioca insieme. È una squadra che rispetto da sempre, sono dei nemici perché quando c'è il derby uno vuole vincere sull'altro, ma questo fa parte del calcio, no? È bello che sia, è bello che sia così. È un Pucci Gentleman stasera però, eh? È un Pucci Gentleman, sì, stasera sì.